Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 51esima puntata della serie bavarese. Oggi siamo qui in compagnia di Agri. Sì. Poi abbiamo Buldir. Ciao a tutti. Romualda. Ciao a tutti. Eccolo qua, stiamo andando avanti con tutto il suo insilato, questo il suo ultimo campo. E poi però abbiamo... Lento. I macchinari, quelli sono i macchinari a velocità. Nuova. I rimorchi, trincia nuova, troppo. Poi abbiamo Casi. Ah, che è finito il campo. Poi io pensavo adesso di premere la retromarcia e di un fracarino. E Buldir. Ciao. Sbolso. Ciao a tutti. E Attilio. Ciao a tutti. Eccolo. Allora, come ho detto prima, siamo... Cos'hai? Ti ho raccontato la novità, vero? La novità? Cosa è successo adesso? No, che ieri sera quando si era di a casa a mangiare, ok? Che insomma avevate finito. Sì. E ho visto che la trincea era un po' piena, no? E praticamente ho domandato al mio amore Gianni se... aveva un po' di mattoni, un po' di blocchi, perché... per fare un piacere, avevamo un lavoretto da 2 minuti, gli ho detto proprio sistemare una cosetta e praticamente gli ho attaccato una pila con lo scotch sulla testa, ok, no? Sì. E stamattina, cioè sono andato a letto e stamattina ho trovato una trincea in più. Molto bene, molto bene. Ma una trincea in più ho alzato i bordi della trincea che... No, non hai. Posso andare sopra i limiti là, perché sennò quelli della sicurezza poi mi feriti. Marco. Ah, ma era una gara questa, Marco. Sì. Hai fatto una pista attorno adesso. Esattamente. Comunque abbiamo già riempito la trincea, giusto per fare. Bene, molto bene. Adesso qui faremo le passate di testa quando abbiamo... Perché arrivo secondo, dai. Fate un po' di strade, adesso iniziamo qua. Campo squadrato 97, 98, 99 full. Dai Buldirman, un attimo, metterci a fianco, ma... Poi qualcuno voleva trasformarmi in rimorchio in un monoasse. Bene, qua no. Dietro andiamo avanti con le scuse. Ah, è vero. Qui abbiamo già Sbolso, ecco che è arrivato anche Attilio con JHB. Attilio, come stanno i maiali? Tutto in regola, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Bene. Manca solo mais, quindi... breve adesso. Pronto. Appena ultimiamo qua i campi di quella squinternata lì, dopo possiamo ripartire con... anche con trebbiature e tutto quello che è necessario. Sì, Matta sta qua, schiavizza addirittura il rumore. Ma sei pieno? Ilio, i freni. Vabbè ragazzi, intanto qui noi proseguiamo, campo abbastanza grande da fare. Oh Marco. Ehi. Una notizia bella e una brutta. Sentiamo prima quella brutta. Quella brutta, ho spaccato tutta la mascherina davanti del Scania. No. Eh sì. Quella bella? Ho fatto un cinghiale e se la sento. Oh, bene. Molto bene. Cinghiale. Per lui cinghiale. E via. Thank you.
Dopo finalmente anche questo campo è finito e con questo dovremmo aver concluso l'incilato per Romualda. Ah signor, cosa che Martino, dimmi quanto silo c'è ancora? Un mezzo di morchio ancora. Ottimo, dopo facciamo conti subito, sì passo di là con la trincia, però risolvi per pagarti, sennò no niente. Allora, quasi finito, maga, 3-4 gambe di mais rimasti in piedi. E comunque devo passare per mare, il mondo sul rimorchio passa di qua che facciamo tutto. Sì. Vai. Dai che finiamo. L'ho cacciato. Bene. Mi sa che mi tocca cacciare tanti soldi perché avete fatto una bella produzione. Sta certamente. Coltivare i campi, sta di mare, dai che giro. Bene, aspetta che seguiamo Agri perché dobbiamo andare al più basso. Io sto a seguirmi proprio mica, sto a seguirmi. Sì, voglio vedere la strada che utilizzi per arrivare al più basso. Ah, ora sbassa tutto il condotto, mi sa che ti fu. Ok, il condotto è abbassato e la testata è stata ripiegata. Qualcuno va a funghi. Aspetta che metto le quattro frecce che magari passa un cervo che è qua in mezzo. C'è di solito i cervi nel bosco, ma no. Sì, aspetta che accendo anche il girofari. Mamma cara. Seguimi. È un po' di fango questo. Si sbrisa. Seguimi. Tende a impiantarsi su un albero. Guarda che giri che fa. Segui le impronte. Neanche alle ara alberi deceduti. Adesso Marco Vito qua dove che sono me. Guarda, butti lì dello statico tutto avanti. È già tutto avanti. Ecco. E te schivi l'albero che è lì tra mezzo. Orco! Ah, ma è proprio strada di là, si potrebbe fare una strada asfaltata qua. Vabbè, strada che fiamo un'autostrada. Dove sei a Ermenegilda qua? Ah, non lo vedo mia. Vedo che sia. E ora devo trasformare. Va. Allora che è mia. Guarda qua, che bel piacere, Gemin. Così. Guarda che toglia. Guarda che trincia onda. Guarda che. Vedo dove che la sia, Marco. Andava a vedere in ufficio. Ah no, che qua, che qua. Tanto però mi è incastrato. Ma se normale che a trincia capi i vetri un tantino sverdai. Porca vecchia. Cioè vorrei lo status della trincia. Vabbè. Buongiorno. Dove sei andata su internet? Buongiorno. Scusa, vuoi un po' di vetrico? Un po' di polvere come puoi vedere. Ha lavorato molto questa volta. Ma c'è anche un po' di vetro in mezzo alla polvere o? No, è solo polvere. No, la tecnologia di vetro. Sì. Allora qui. Ah, non è vetro temperato, è vetro impolverato. Sì, esatto. Come siamo messi qua con i litri? Tanto per avere un. Qua ho già chiamato la squadra che ha coperto. Ah, cioè, vedo. Qui eravamo 2 milioni e 800 mila. 2 milioni e 800 mila, però. E qua è finito, giusto, vero? Sì, almeno a quanto mi risulta. E poi 1 milione e 400 mila. Quindi 3 milioni. No, 4 milioni e 100, 4 milioni e 200, cos'è?
Faccio io il conto perché vedo che sei un po'. Oh Marco! 4 milioni e 120 mila. Ehi! Marco! 4 milioni e 200. Dimmi, cosa succede? Vedo che lei è un po' petaiso, mi pare. Dove? Tutti è l'hotel questo. È tanto petaiso. Pronto, sì, sì, l'hotel. Dello petaiso, fatto per andare attaccato per terra. Come soldi del contratto, come eravamo rimasti? 125 ogni millilitri. Rimasti. 125 euro ogni millilitri. Sì. Quindi qui abbiamo 5 milioni di litri, giusto? E... No, quanto c'è, cos'è? Ciccio bello. 4 milioni e 200 millilitri. No, tu ti stai sbagliando fortemente. Sì, ti dico io. Proprio una bella trincea grande qua, Marco. Hai visto? Proprio una bella, proprio si vede una muratura proprio. No, sono due trincee, guarda, una di due. Sì, ho visto che è due. Sì, proprio due. Sì, dopo in centro c'è una fissura, vedi qua. Per la fissura perché lo scolo dell'acqua questo non è. Sì, proprio scolo dell'acqua. Importante capire. Allora, facendo i conti, 4.200.000 diviso 1000 per 125 fa 525.000 euro. Però. Glieli porgo a lei. Che dopo devo anche. Devo pulire la trincia, mi costerà un patrimonio pulire la trincia. Dai, ciò. Costerà 10-15 euro. Non rompere le scatole. Tutti i soldi che ti do anche. I nostri soldi qua sono perché è venuto fuori tanto foto. Guarda che abbiamo lavorato giorno e notte in continuo, devo pagare i rimorchi, molto. Ecco, guarda. Già, tu mi hai dato i soldi, già 1000 euro di un costo, un altro 200, un altro 330. Guarda, com'è che la banca vede che arriva già, hopla, li prende dall'altra parte. Vabbè, io ti lascio lavorare qui, vedo che devi finire di fare queste ultime cose e vado avanti. E casomai ci vediamo. Verrò a prendere un po' di liquame per i campi. Va bene. Vabbè. Sì, dopo spargi anche i miei. 6.000 la soglia, mi raccomando. Sì. Senti, fa fatica che andai in moto. Mai era i filtri sporchi. Vabbè, dai. Guarda che PSI che ha. Sta qua se sbrisse sul PSI. Marco comunque che ha un bel bagno comodo. Cosa? Qua Romualda che ha un bel bagno comodo. Sì, bene. È fatto tutto nuovo, mancherebbe altro. Allora, andiamo a casa intanto, dopo vedremo di far pulire un po' la trincea, un po' leggermente sporca, e dopo riprendiamo con i campi. Ovviamente c'è tutto da sliquamare e riseminare. Adesso vedremo un attimo cosa andare a riseminare. Prossime puntate vedremo di riprendere un po' con le varie farm, e dopo tutto questo gelato qua le varie farm avranno bisogno, ci sarà latte da vendere, Attilio avrà i maiali da sistemare, insomma un po' di lavori lasciati diciamo a ritroso. Stiamo proseguendo con le sliquamature dei campi e adesso stiamo rifornendo ovviamente di digestato il biogas, perché anche Romualda ha le vasconi pieni ormai, con tutto il digestato che ha buttato, cioè tutto quello che ha fatto produrre dal biogas, se era in biogas che digestato. Nel frattempo poi abbiamo Nico che è arrivato morto, è arrivato da, c'è e sta già riseminando i campi, ovviamente dopo che io soia dopo che ho appunto sliquamato per la prima volta, dopo quando ha passato seminatrice sliquamiamo per la seconda volta, così facciamo doppia fertilizzazione, tutto con il liquido, dato che ce ne abbiamo a enormi quantità. Bene, direi che per questa puntata è tutto, ormai siamo giunti al termine, ci vedremo nella prossima puntata dove sicuramente qui andremo avanti a sliquamare e poi vedremo anche da farsi
con altre cose. Ringraziamo quindi i nostri operai e Budir. Ciao a tutti, prego. Poi abbiamo Agri che è già andato via, è rimasta Romualda. Ciao a tutti. E Nico. Ciao appena, a tutti. Appena risalutato. Dopo abbiamo Kasi. Oh. Sempre molto sentito pronto, allegro, contento, vivace, una persona te senti subito che e poi abbiamo chi abbiamo? Beh, i due delle farm qua vicino, Attilio e Sboncio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E basta, dovremmo essere a posto. Bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like. Qui riprendiamo a Dico Amare, dove siamo già passati, dove è già stato seminato. E ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.